La fede è un dono di Dio, è un dono che noi riceviamo mediante l'ascolto della parola di Dio che diventa presenza operante in noi mediante il battesimo, mediante i sacramenti. Però ecco, la fede richiede anche un atto di fede, una fede che significa fiducia, abbandono, significa confidare nella parola di Dio, fidarsi della parola di Dio, per cui noi crediamo alle verità che il Signore ci ha voluto comunicare e allo stesso tempo però noi, perché ci fidiamo di Dio e Dio ha un volto in Cristo, mettiamo in pratica anche quello che Lui ci dice che è il bene della nostra vita, il bene del mondo, per cui noi crediamo alla verità che riguarda ad esempio determinati articoli di fede come l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo e anche altre verità che sono contenute nella rivelazione, però allo stesso tempo nella rivelazione ci sono anche dei contenuti di tipo morale da mettere in pratica. E allora ecco, il nostro atto di fede diventa anche un atto che è pratica della fede, perché praticando la fede facciamo sempre più esperienza di Dio, facendo più esperienza di Dio, poi allo stesso tempo siamo spinti ad amare il Signore, ad amare il prossimo come Lui ha voluto. Però tutto parte dal dono di grazia e questo dono di grazia è per tutti. Qualcuno tante volte dice: beato te che hai la fede, ma la fede è un dono per tutti. Il Signore non ha creato alcuni per la salvezza e altri per la dannazione. Il Signore ha creato tutti per la salvezza e per la santità. Sta a noi scegliere, sta a noi accogliere la parola di Dio. Papa Benedetto, un po' di tempo fa ci ricordava che oggi nel mondo c'è un difetto di udito nell'ascoltare la parola di Dio, ma non solo questo, anche Don Tonino Bello, tante volte ha detto che l'uomo contemporaneo è ammalato di sclerocardia, cioè di una malattia del cuore, perché non siamo capaci di ascoltare una parola altra. Tante volte pensiamo che la parola della verità, sia quella della scienza, quella dello scienziato, del biologo, del fisico, del chimico, tante volte anche del politico di turno, che ci dicono le loro parziali verità. In realtà questa è una forma di verità, ma ce ne sono anche altre. E la verità che passa attraverso la parola deve essere accolta nel cuore, per cui in quella parola che noi ascoltiamo, e soprattutto la parola di Dio è racchiusa la vita che ci parla e che ci avvolge e ci coinvolge. Dobbiamo avere questa umiltà nel sentirci persone che ricevono la verità, non che la costruiscono, ma allo stesso tempo persone capaci di avere un grande rispetto, rispetto della verità che viene a noi. E tutto questo, di tutto questo ne ha fatto esperienza il re Acaz, il quale in un momento molto difficile della sua vita rifiuta la presenza di Dio nella sua vita e nella sua storia. Il profeta vuole dargli un segno che lo obbliga a credere che Dio è presente nel popolo, che Dio è presente nella sua vita, che lui è il conduttore della storia. Pertanto il re si deve fidare di Dio. Se non si fida di Dio, tutto è finito. Lui, attraverso uno stratagemma, dice che non vuole tentare il Signore. Lo leggeremo e lo leggiamo nella prima lettura di questa quarta domenica di Avvento. Non vuole tentare il Signore, in realtà è una scusa, perché questo segno obbliga. È come il segno della croce, come il segno dell'amore, il segno della carità, il segno della parola di Dio, il segno della santità dei figli di Dio, che obbliga il mondo, perlomeno, a interrogarsi. Per questo il mondo di oggi, il mondo di sempre, vuole togliere coloro che sono i testimoni di questa verità altra e perseguita i veri figli di Dio. Acaz vuole lavarsi le mani come una sorta di Ponzio Pilato, però Dio gli dona sempre un segno e il segno è che la Vergine
concepirà e partorirà un figlio, e questo sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Allora, Dio, nonostante l'infedeltà, nonostante l'orgoglio, nonostante l'ipocrisia degli uomini e le donne di ogni tempo, pone dei segni nella storia. E il segno per eccellenza è il Cristo. E questo Gesù che è venuto nella storia e che è segno di contraddizione. Ma se questo segno di contraddizione viene accolto nella vita, la vita cambia. Però è necessario quell'atteggiamento di umiltà e di giustizia profonda, che viene testimoniato nel Vangelo attraverso la figura sublime e meravigliosa di Giuseppe. Tante volte San Giuseppe viene presentato come veramente un poveretto, come un santo che è paziente, silenzioso, quasi spettatore passivo dell'azione di Dio che avviene nel grembo di Maria, per cui lui è sempre al lato. In realtà Giuseppe, il giovane Giuseppe, è un uomo tutto d'un pezzo, è veramente un pio israelita, un vero innamorato di Dio, è un uomo profondamente trasformato dall'amore, perché è giusto, lui conosce la parola di Dio, lui prega, è un uomo profondamente coinvolto nella storia della salvezza, e quando l'angelo gli dice di accogliere Maria nella sua casa e soprattutto di accogliere poi il figlio di Dio, perché lui gli possa donare la paternità legale, e lui ascolta questa parola: Maria concepirà un figlio e questi sarà chiamato l'Emanuele, Dio con noi. Quella sorta di profezia dell'Antico Testamento diventa presente grazie all'opera di Giuseppe. E Giuseppe è un collaboratore attivissimo, corresponsabile con Dio e con Maria e con il Figlio di Dio di questa opera meravigliosa. Allora veramente Giuseppe diventa il modello del vero cristiano, perché è capace di rispondere alla parola di Dio, agli inviti di Dio, alla volontà di Dio, tante volte imprevedibile e imprevista, e attraverso la sua umiltà agisce. Ecco i cristiani chi sono: coloro che non parlano tanto ma agiscono tanto, sono coloro che attraverso le azioni fanno parlare la parola di Dio. E allora veramente Gesù, attraverso l'opera dei santi, l'opera di Giuseppe, l'opera della Vergine Santa, attraverso gli uomini e le donne di ogni tempo, continua ad agire. Lui è l'Emanuele, il Dio con noi. Non è vero, non è vero che i cristiani sono coloro che oscurano la bellezza di Dio. Qualche volta può essere successo, e forse succede anche nella storia, ma è soprattutto vero che i cristiani sono coloro che fanno continuare l'opera di Dio nella storia. Gesù ha detto, nel Vangelo di Matteo è scritto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lui che è l'Emanuele, Dio con noi, è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Pertanto i cristiani saranno presenti fino alla fine del mondo attraverso l'opera della fede e l'opera della grazia, ma Gesù è presente attraverso soprattutto questi germi di santità che coinvolgono ciascuno di noi in questo dinamismo di bellezza e di gioia. E questo è l'augurio più bello che noi possiamo rivolgere a tutta quanta la Chiesa, ma a ciascuno di noi, che nel prossimo Natale ormai imminente Gesù non solo possa nascere nel nostro cuore e possa crescere nella nostra vita, ma soprattutto Gesù possa essere il Signore del tempo, il Signore della nostra storia, il Signore che viene a riscaldare il cuore di ciascuno di noi che cerca l'amore, la libertà e la pace.